In questo video ritorneremo a parlare di quella che può essere la perfezione e la non perfezione o l'imperfezione di tutto ciò che ci circonda. Abbiamo già discusso precedentemente di quello che viene definito l'ente ideale, cioè un quadrato, un triangolo, un cerchio, una figura geometrica, e noi occupandoci di matematica siamo portati subito a pensare alle figure geometriche. Allora, un cerchio, un quadrato, un triangolo, seppure vengono disegnati con la massima precisione, non saranno mai come quelli ideali. Per ente ideale intendiamo quello che si raffigura la nostra mente. Cioè, per la nostra mente il quadrato ideale, il triangolo ideale, il cerchio ideale non saranno mai perfetti, attenzione, come quelli che noi disegniamo, sia pure con strumenti di misura precisi. Perché? E qua sorge il dilemma. Niente è perfetto. Noi sappiamo che la scienza da poco ha compreso che un vuoto vero non esiste. Esiste il falso vuoto, ovvero sia un vuoto in cui esiste anche una debole perturbazione. Debole perturbazione non significa perfezione. Un po' come i due opposti. Se esiste positivo, deve esistere negativo. Se esiste materia, deve esistere antimateria. Se esiste bene, deve esistere male. La scienza parla di opposti, come cariche opposte. Materia, appunto, materia, antimateria, buchi neri e buchi bianchi. Possiamo allargare questo discorso nell'universo stesso, cioè parlando di universo stesso. L'universo è perfetto? Attenzione. La parola perfetto significa qualcosa che noi possiamo concepire solo come idea, ma non come qualcosa di attuale, quindi come qualcosa di Potenziale. potenzialmente la perfezione esiste nell'attuale, cioè attuando il fatto, l'evento, come l'evento universo, non si ha una perfezione. Eppure un universo ordinato e nello stesso tempo casuale, perché nel momento in cui attraversava la sua fase quantistica, l'universo era più piccolo di un nucleo atomico. Questo l'abbiamo sempre detto e continuiamo ad affermarlo, che la dimensione dell'universo nella sua fase quantistica era minore di quella di un nucleo di un atomo. Dove si nota l'imperfezione in un qualcosa di così piccolo? L'imperfezione esiste come nel micro, così nel macrocosmo. Una galassia vista dal telescopio spaziale Hubble, per esempio, vediamo una spirale aurea perfetta, sembra, apparentemente perfetta e precisa, ma nel momento in cui entriamo, ammettiamo un ipotetico viaggiatore spaziale che entra nella galassia, vedrà un mucchio di stelle messe qua, là, un po', eppure da lontano questi ammassi stellari o questi insiemi di stelle, che sono appunto le galassie, hanno una loro geometria. Ecco, da lontano si propone un disco, una spirale aurea, una galassia ellittica, quindi la forma di un'ellisse. Da vicino, più entriamo dentro la figura, dentro la struttura in questo caso, più ci rendiamo conto che è caotica. Allora l'ordine nel caos, attenzione. Noi siamo persone di fede, crediamo nell'esistenza di una intelligenza creatrice o intelligent design o coscienza cosmica, come la si voglia chiamare. Questo ragionamento è un
fa parte non più della scienza, ma tocca anche il tema della filosofia. Perché? Perché si è portati a dire, ma allora se niente è perfetto, neppure l'assoluto è perfetto. L'imperfezione, se esiste la perfezione e l'imperfezione, se esiste il positivo e il negativo, se esiste il bene e il male, se esistono gli opposti, Dio è l'unità. Cioè in lui c'è sia il bene che il male, sia il perfetto che l'imperfetto. Noi sappiamo che le religioni parlano di un Dio perfetto, solo lui è perfetto, solo in lui c'è la perfezione e Dio è amore. Ma l'amore ha il suo antipodo, il suo polo opposto, il male, Proprio lui è la luce. forza e il lato oscuro, come viene chiamato nella saga di Guerre Stellari. Sì, la forza e il lato oscuro. La forza è il bene, il lato oscuro è quello che noi chiamiamo male. L'equilibrio potrebbe essere rappresentato da quello che è la massima espressione, cioè una realizzazione e dell'universo e di noi stessi che siamo degli universi rispetto a quello di cui siamo composti, raggiungiamo una perfezione, un'elevazione nel momento in cui siamo in equilibrio tra i due opposti. D'altro canto, Parliamo con si ora parla anche che filosofia. l'universo, se non ricordo male, sia in equilibrio termodinamico. Anche dal punto di vista termodinamico, l'universo intero è in equilibrio. Quindi l'equilibrio è la vera perfezione. Per perfezione che intendiamo quindi? Per perfezione che intendiamo? Equilibrio di due poli opposti. Quindi nel caso di una realizzazione del sé, come avviene la realizzazione del sé? Bene e male che coesistono. Però il male non è maggiore, è più, è un equilibrio, ma nello stesso tempo è anche una scelta a favore di una delle due forze. Sì. Perché esistono queste persone realizzate? Perché esiste l'ordine anche nel caos? Perché qualcosa ha determinato o qualcuno e da solo e con l'aiuto di altre persone a loro volta spiritualmente elevate, sono riusciti a scegliere la parte, diciamo, positiva. Però, come si diceva poc'anzi, esiste una sorta di equilibrio, anche l'universo si è in equilibrio. Sì. Infatti l'energia si dice come equilibrio è zero. Sì, infatti, è equivale all'energia del vuoto. L'energia totale dell'universo equivale all'energia del vuoto, come dice anche Guido Tonelli, un fisico. Ok, però fino a, abbiamo detto che il vuoto assoluto non esiste. No, infatti, ma lo zero assoluto, attenzione. Sarà un numero piccolissimo tendente a zero, probabilmente non sarà neanche proprio zero. Perfetto. Quindi ora la filosofia cosa ci dice? Perché si raggiunge? Perché le religioni parlano di stati di beatitudine, chi parla di nirvana, chi parla di paradiso, chi parla di stato in cui non c'è più alcun tipo di sofferenza, alcun tipo di materia, uno stato quindi in cui noi non siamo più vincolati con il nostro corpo. La filosofia come lo spiega questo? Con l'equilibrio, diciamo. Beh, allora si può spiegare con questo termine. In greco esiste questo termine. Si chiama è atarassia. Significa imperturbabilità dell'anima. Cioè l'anima praticamente non è influita, non viene influenzata dalle passioni, qualunque esse siano, sia positive in maniera estrema, sia negative in maniera estrema. È uno stato di, diciamo, in cui c'è punto di equilibrio, cioè quasi di distacco dalle passioni, dalle emozioni. Però questo non vuol dire non provare emozioni e non provare Si può fare sentimenti un anche. paragone con qualcosa di più attuale in modo da far capire Per la. esempio, allora, io a me piace, per esempio,
Facciamo proprio un esempio stupido. Mi piace mangiare le caramelle. Un esempio proprio stupido, proprio banale. Io posso mangiare le caramelle, è lecito mangiare le caramelle, è lecito avere un piacere verso le caramelle, sì, però diventa pericoloso se si sviluppa una dipendenza verso le caramelle. Quindi è bene quindi mangiare le caramelle, avere piacere di mangiare le caramelle, ma senza però questo piacere, questo godere, non deve appunto degenerare in una dipendenza, altrimenti questo diventa un eccesso. L'equilibrio è la meta, cioè è il medium tra l'eccesso e il difetto. Cioè, il volere troppo e il volere troppo poco, o addirittura, o il desiderare addirittura la povertà assoluta, anche quello non è. Cioè, l'equilibrio è questo. Quindi per te la realizzazione di un essere potenzialmente spirituale come può essere l'uomo, che si definisce figlio di Dio, qual è secondo te la realizzazione? Quando è che si ha una realizzazione completa? Quando praticamente l'uomo non si fa sopraffare dalle emozioni, da qualsiasi tipo di emozioni, anche quelle positive, quando rinuncia ad attaccarsi troppo, per esempio, alle cose, alle persone, senza però disdegnare comunque l'amore, eh? Cioè, questo non vuol dire che uno, per esempio, non può sposarsi, uno non può amare, non può avere una famiglia, non può avere dei figli, però non essere troppo attaccato a quella famiglia, a quei figli, a quella cosa a cui ci tieni tanto, perché tutte le cose di questo mondo prima o poi finiranno. E quindi esserne troppo attaccato non giova, perché poi Praticamente, vorresti che fossero per sempre. sì, praticamente in altri termini ci si rifà, anche se in maniera, come vedete, filosofica, a quello che dicevano le religioni orientali. Tutto è maya, tutto è illusione, non attaccarsi troppo a quello che è la materia, ma Amare, ma vivere nel senza. mondo con la mente rivolta al creatore di ogni Ma cosa. questo non vuol dire rinunciare al mondo, non vuol No. dire per forza Vivere nel chiudersi. mondo con la Sì. mente rivolta, cioè Sì. Esatto. pensando sempre che c'è un qualcosa di più, senza attaccarsi alla materia. Sì, infatti, perché questo mondo prima o poi lo lasceremo. Ok. Ora voi direte che c'entra questo con la fisica e la cosmologia? Perché parlando di opposti, noi parliamo di un universo che prima di tutto noi pensiamo, siamo ormai quasi certi che l'universo è sempre esistito, sempre sarà da tempo infinito, perché la dimensione temporale è una. Noi abbiamo misurato il tempo. Cronos misura. Il tempo non esiste, esiste l'infinito. Però, con questo che sto per dire, l'ateo potrebbe dire, beh, se il tempo è infinito ci sarà un momento in cui ci sono create le condizioni giuste affinché nascesse la prima particella. E qua mi sta pure bene. La cosa che però vorrei far capire è il passaggio dall'inerte al pensante, cioè dal potenziale all'attuale. L'infinito potenziale è una cosa. Infinito attuale è un'altra. Il mistero, quello che bisognerebbe cercare di comprendere per noi poveri esseri finiti, perché noi non abbiamo l'infinito. L'infinito è dentro di noi, è dentro di noi, ma non possiamo comprendere tutto. Possiamo cercare di capire sempre di più. Perché nell'anima è contenuto l'infinito comunque. Quindi il concetto è questo: come può una particella, un qualcosa più piccolo del nucleo atomico diventare l'universo che attualmente vediamo, che è quello osservabile, non è tutto il multiverso. Come può una particella
dare origine alla vita che conosciamo, fino a esseri così complessi come l'uomo, che ragionano, pensano, creano. Sì, creano. Anche noi creiamo, non come il creatore di ogni cosa, ma anche noi creiamo opere d'arte, musica, la stessa matematica, la fisica. Scopriamo leggi che già esistono. Allora, secondo noi le leggi già esistono, ma la creazione, l'espressione in sé, in forma matematica, l'elabora l'uomo. E questo è un dono di quello che viene definita dalle religioni forza attiva. La forza attiva è il verbo è il logos, come viene detto, il verbo, la parola, l'informazione. Quindi significa che la mente attinge dall'informazione, però noi siamo in grado di elaborare l'informazione. La elaboriamo e stendiamo un teorema. Siamo a nostra volta creatori, ecco perché siamo immagine e somiglianza di Dio. Perfetto. Siamo anche noi creatori, certo, siamo creatori imperfetti. Immagine e somiglianza, esatto. Siamo creatori imperfetti. Ora, siamo dico all'ateo, com'è possibile che dal caso nasca un qualcosa di così? Anche se c'è una parte casuale, ma c'è una parte anche deterministica e molto ben strutturata, e geometricamente, e in maniera proprio di creazione in sé. Com'è possibile avere un cervello così complesso? Com'è possibile avere dei fiori con dei colori così diversi, la varietà? L'universo ha avuto il tempo, tutto il tempo che ci ha messo, come dice la persona non credente, il tempo è stato quello che ha forgiato l'universo come lo vediamo. Le varie combinazioni sono avvenute. Ma il tempo può essere che permette anche l'elaborazione da parte di questa intelligenza, di questa... Ma vedere queste leggi, scoprire delle leggi, o meglio, scoprire delle leggi e stendere dal punto di vista matematico, esporle in maniera matematica, divulgarle nel linguaggio dell'universo, che è la matematica, non fa pensare che esiste un'intelligenza dietro a tutto ciò. Perché mettere sempre il caso e l'infinito? E tanto, un'infinità di tempo, hai voglia, si trova la combinazione giusta e nasce la prima cellula. No. Per noi non esiste il caso. Cioè, per noi esiste il caso nella causa. Cioè, coesistono sia causa che caso. Lo so, è un po' difficile da comprendere. Cerchiamo di fare degli esempi. Perché il caso, in realtà è una nostra percezione di qualcosa in realtà che è causato. Siamo noi che lo percepiamo come caso. Quindi significa che in un piano superiore di esistenza, anche quello che noi crediamo casuale, non lo è. Quindi aveva ragione Einstein. Dio non gioca ai dati col mondo. Siamo noi che scegliamo, ma in una realtà superiore, in un piano di esistenza superiore, la scelta che noi facciamo oggi già si sa. Però noi sappiamo che possiamo scegliere bene o male, ma nel momento in cui scegliamo, la funzione d'onda che collassa e che rispecchia il nostro atto, o l'atto di una particella, o l'atto di un qualsiasi cosa, in una dimensione superiore già esiste in fase potenziale l'atto che noi facciamo, o che qualunque cosa nell'universo fa. Cioè non succede niente a caso, o meglio, il caso fa parte della causa. Sì. A questo punto mi viene da dire così, il caso fa parte della causa. Quindi anche l'indeterminazione, l'imperfezione fa parte del tutto. Quindi questa onnipervadenza, questa onnipresenza, questa onnipotenza, come la volete chiamare, coscienza cosmica, è dotata sia di perfezione sia di imperfezione, è dotata sia di determin
sia della fisica classica che della fisica perché quantistica, comprende tutto, sia del determinismo, l'equilibrio, sia un'armonia, della l'armonia probabilità. degli opposti. Armonia degli opposti. Infatti per Anassimandro, un filosofo greco presocratico, l'apeion, cioè l'infinito, l'indeterminato, che per lui era il principio, l'archè di tutte le cose. Da qui la parola archetipo. Conteneva archè significa inizio. Conteneva in sé, questo apeion, conteneva in sé tutti i contrari. È armonia di contrari. Praticamente, questo che diceva Anassimandro rispecchia molto quello che dice la scienza oggi. L'insieme di tutte le funzioni d'onda possibili. Equilibrio tra opposti. L'insieme di tutte le funzioni d'onda possibili. Gli n gradi di libertà. Esatto. Ecco perché è onnipotente. Questa è l'onnipotenza. Sono l'infinità dei gradi di libertà. Quella è l'onnipotenza. E dietro di questo c'è il caso o un qualcosa. O c'è uno un qualcosa di energia. Sì, noi siamo un'intelligenza spirituale pura, cosmica, che per me tutto il cosmo non è una persona, perché non è una persona, assolutamente, non è un tizio con la barba che sta su un trono. Questa è una rappresentazione assolutamente artistica, legittima, artistica, assolutamente artistica, legittima, artistica, artistica, assolutamente legittima, ma non è la realtà. La realtà è ben altra, è ben più complessa. L'universo è manifestazione di un'idea, perché il verbo, nella nostra religione viene scritto, in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. O era un Dio, a seconda delle traduzioni, ok? Ma il verbo, che cosa intende la scienza per verbo? Parola, lingua, informazione. In principio era l'informazione. L'informazione era presso Dio, l'informazione era Dio. Allora Dio è l'informazione. L'informazione sta nel vuoto quantistico. Sia ben inteso, il vuoto quantistico non è un vero vuoto. Anche la massima simmetria, si dice. La simmetria, la supersimmetria, ok, avrà sempre un piccolo, ma sia pur minimo, grado di imperfezione. E quella è condizione necessaria e sufficiente affinché questo vuoto altamente supersimmetrico, ma non completamente supersimmetrico, si dispieghi in un universo. E questo ciclicamente da un'eternità, sempre. Infatti lo stesso Stephen Hawking, grande cosmologo, seppur ateo, era riuscito a dire, a concepire un universo che esiste. L'universo è. Io sono. L'universo è. Non ha un inizio e non ha una fine, ha solo delle fasi di potenza. Dio formale e Dio informale lo chiamano nelle religioni o anche nella filosofia, il Dio formale e il Dio informale, la fase in cui l'universo è in fase quantistica, è in una fase potenziale, più che informale, formale, questo è più un termine che hai diciamo coniato tu, in realtà è potenziale attuale. Potenziale attuale, va bene, anche potenziale attuale, quindi un vuoto quantistico nel potenziale, un vuoto quantistico che nel momento in cui diventa attuale, ecco la scintilla che fa il logos, che diventa poi l'universo che noi studiamo, contempliamo e osserviamo. Il Big Bang praticamente non è altro che una fase di un ciclo eterno. Attenzione, il ciclo non c'è un termine, è eterno. Il problema è un altro, però ne parleremo in un prossimo video. Il problema è tutta l'energia di ogni ciclo, di ogni universo che si è realizzato da potenziale ad attuale, dalla fase potenziale alla fase attuale, dove va? La risposta sta, secondo me, penso anche secondo Antonio, nella teoria dell'evaporazione del buchi neri.
è che noi crediamo che alla fine di un ciclo l'universo diventi un immenso buco nero, o perlomeno un oggetto simile a quello che è un buco nero, e che al di là di esso esiste, come nel buco nero, tutto, anche l'informazione, viene risucchiata, viene inglobata e non esce nulla. All'opposto, in un buco bianco, tutto esce. Quindi, secondo noi, l'informazione che non va perduta, e questo anche le teorie scientifiche attuali lo stanno già dicendo, l'informazione non è perduta. Viene riciclata ed esce dall'altra parte, cioè in un nuovo ciclo di universo. Buco bianco viene quindi visto come il Big Bang di una fase successiva a quella, ad esempio, quella in cui noi esistiamo, e quindi un ciclo nuovo, un nuovo ciclo, un universo figlio. Ma di questo ne parleremo nella prossima volta. Grazie.